Ciao a tutti, sono Mr. PokenJoy. Con il video di oggi vi voglio parlare dei tappi, come trovare i tappi, che cosa sono, a che cosa servono e che cos'è l'allenamento pro. Ci troviamo davanti al centro Pokémon di Hoenn, nell'isola di Mele Mele, perché ci dobbiamo recare alla zona commerciale della città. Una volta arrivati nella zona commerciale, ci rechiamo a parlare con il signore con la maglia rossa dietro la reception. Parlando con lui ci chiederà se vogliamo provare l'allenamento pro per aumentare le statistiche dei nostri Pokémon. Che cosa succede? Per poter affrontare l'allenamento pro abbiamo bisogno di due cose fondamentali. La prima è che il nostro Pokémon che deve affrontare l'allenamento sia portato a livello 100. Quindi, se non avete un Pokémon a livello 100, non potete affrontare l'allenamento pro e non potrete quindi aumentargli le statistiche fino a 31 IV. Un'altra cosa da sapere molto importante: cosa sono i tappi? I tappi sono di due tipi, innanzitutto, c'è cioè quello argento e quello dorato, e servono per poter aumentare le IV del vostro Pokémon. Il tappo d'argento aumenterà una sola statistica del Pokémon. Mentre il tappo dorato, volendo, può aumentare tutte e sei le caratteristiche contemporaneamente. Attenzione, questa cosa adesso è molto importante, quindi prestate bene attenzione a quello che sto per dire. Le caratteristiche aumentate con i tappi sono valide soltanto ed esclusivamente durante le lotte. Durante le lotte. Quindi, durante il normale format del gioco, se voi avete preso un Pokémon con 0 IV e gliel'avete modificato con l'allenamento Pro, durante il normale format del gioco avrà sempre 0 IV al 31. Quindi, non sono Pokémon adatti a covare uova, perché se li usate come genitori, non avrete mai Pokémon, i figli non avranno mai, mai IV al 31. Fate molta attenzione a questa cosa, quindi ricordatevi che le caratteristiche si attiveranno soltanto durante le lotte. Detto questo, andiamo a vedere dove poter trovare i nostri tappi all'interno del gioco senza dover aspettare grandi eventi tramite internet. Uno di questi è quello di poter andare a pescare con la nostra canna da pesca dove c'è l'acqua increspata. Come sappiamo, alcune volte anziché spuntare un Pokémon viene fuori un oggetto e molte volte, no, molte volte, se avete la fortuna, può capitare che venga fuori un tappo d'argento. L'altro modo è quello di usare l'isolotto batticuore nel nostro Poké Resort, mandare i Pokémon in avanscoperta nei vari percorsi. Essi torneranno con dei cocci. Questi cocci, una volta che avremo raggiunto un numero di 30 cocci dello stesso colore, cosa facciamo? Ci rechiamo al Festi Plaza, andiamo all'interno del castello del Festi Plaza. Parliamo con il signore con la maglia rossa, che sembrerebbe proprio quello che abbiamo appena incontrato nella zona commerciale di Hauholi. Parliamo con lui e lui ci scambierà i nostri 30 cocci colorati per un tappo. Dopodiché, le altre modi per poter avere dei tappi gratis all'interno del gioco sono quelli di partecipare alle attività di questa struttura. Ad esempio, questa struttura è la distorzona, io ce l'ho con 3 stelle. Cosa succede? Fai entrare un Pokémon che non è esausto, quindi un Pokémon con dei punti salute, almeno che ne abbia uno, entrerà dentro, giocherà un pochettino e tornerà con degli oggetti e alcune volte può capitare che si presenti con un tappo. Un'altra maniera è di giocare alla lotteria. Come potete vedere, questa è la lotteria. Se avrete la fortuna di arrivare al secondo posto, avrete la possibilità di vincere un tappo d'argento. Ragazzi, il video
È già concluso, ho spiegato tutto quello che c'è da sapere sull'allenamento pro e sui tappi. Mi raccomando, attenzione, attenzione al fatto delle caratteristiche aumentate con l'allenamento pro. Ricordatevi, le caratteristiche si attiveranno soltanto durante le lotte. Detto questo, ragazzi, io come al solito vi invito a seguirci anche su Facebook, la pagina Facebook si chiama Pokémon Enjoy. Abbiamo dei vari gruppi, un gruppo lotta e un gruppo per gli scambi, dove vi partecipa tantissima gente. Se volete confrontarvi con altre persone, io vi invito a cercarci anche lì. Buon divertimento, un saluto da Mr. Pokémon Joy e come al solito, ciao!